I'm alive, do or die. I'm alive. Finalmente Long Way East sbarca su YouTube. Ciao ragazzi, io sono Federico Marretta, per chi non mi conoscesse non sono nessuno, però nel 2022 ho fatto un viaggio all'Italia, alla Mongolia in solitaria. È uscito un docufilm, si chiama Long Way East, e potete recuperarlo, potete vederlo su Amazon Prime ed Apple TV, però mi sono accorto che mancava qualcosa, ovvero tanti approfondimenti del viaggio. La casa di distribuzione mi ha dato l'ok, quindi da oggi a seguire ci saranno gli episodi più o meno lunghi e proprio un ordine cronologico di quello che è successo dall'Italia fino alla Mongolia. E sono contento perché per me comunque è un modo per rivivere quei momenti più o meno belli e per voi penso che sia un modo per sognare. Quindi buona visione, vi ricordo che ci sono due video precedenti che avevo caricato qualche mese fa, forse qualche anno fa, e potete recuperarli. Quindi, buona visione e fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Adesso c'è un casco. Ragazzi, è finita la vacanza. È arrivato Alessio, non abbiamo manco il tempo di... Non c'è pace. Di fare benzina, dobbiamo ripartire. Perché non la puoi schiattare sotto su e la... Esce cura! Vi ricordo che la prima parte del viaggio l'ho affrontata con Andrea, Alessio e Giustino. Avevamo appena lasciato alle spalle Istanbul. La nostra direzione era il lago salato, Tuzgolu. Ci allontaniamo dalle grandi città. E già si respira un po' più di Turchia, questa selvaggia e questa pura. E stiamo raggiungendo il lago salato. Ovviamente Google Maps ci faceva fare tutta autostrada. Arrivato a un certo punto, dopo un'ora e mezza di autostrada, noi invece abbiamo preso una deviazione. E niente, ci fa arrivare al lago salato, ma ci fa evitare tutto il pezzo autostrada, ci fa passare insomma in mezzo alle montagne. Sì, si impiega un'ora e mezza in più, ma almeno insomma non ti fracassi un po' le bolse. Stiamo facendo la D140, che sarebbe, come dire, la statale che porta ad Ankara, la Yolu Ayas Yolu. Un caldo bestia, sono 34 gradi, poi paesaggio stradesertico. L'idea era questa: trovare un market dove fare la spesa e montare le tende vicino al lago. Ma proprio lì inizia a sentire della musica, tipica musica, e nonostante i ragazzi fossero titubanti, li ho convinti ad andare a controllare. La curiosità era troppa. Piccioni! No, mi sembra di sognare! Mi sembra di sognare, picciotti! Mica non osservati qua, eh! Questi qua devono essere... Mica questi ci sparano! Alessio, tira fuori il bazooka! No. Federico, we heard the music, eh? Come, come!
sono, ragazzi. Bocca, wow. Ok. Non ci volevo credere, è sempre stato il mio sogno trovarmi in un matrimonio all'estero. Inizialmente pensavo fosse un matrimonio turco, invece ci hanno spiegato che era un matrimonio curdo, il popolo senza stato, un gruppo etnico diffuso fra Turchia, Iran, Iraq e Siria. Che dire, ci hanno ospitato, ci hanno offerto da mangiare e quindi non potevamo tirarci indietro nel ballare la lai, questa danza tipica dove ci si mette a cerchio tenendosi l'un l'altro con il mignolo. Praticamente mi hanno detto che il matrimonio è iniziato stasera, ma che durerà 3-4 giorni, dipende dal tempo e tutto. Odio, dove si festeggia non si può bere. Allora ci stanno portando in un altro posto a bere del whisky. Secret room, eh? Yeah, secret room. You want ice? No. No ice. Jack Daniels is my favorite. What red bullet? Cola, usually I drink with cola. But it's okay, I will drink like this. Salute! 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 Salute. Nice means, no, no. I don't salute, but it's, I don't know. It's salute, nice. When it's chin. Yeah. Yeah. Salute. Okay, stasera ci sbronziamo, abbiamo capito. Nasru. Dai, venite, va, che già sono sbronzo. Oh, the big things here. How can I say the welcome bros? The bad guys. How can I say the welcome bros? Benvenuti fratelli. Benvenuti fratelli. Benvenuti fratelli. Grazie. La festa di là continuava. C'erano altre pratiche, ma non ho mai trovato il significato di questi gesti. Noi intanto dopo il Jack Daniels ballavamo come dei veri e propri curdi. Poi c'è stata la scena che ci ha fatto andare di traverso il cibo. Mi è stato poi detto che a questi matrimoni ci scappa sempre il morto, quando sparano così in alto e il proiettile poi torna giù. Cioè praticamente adesso li dobbiamo seguire che ci porteranno chissà dove. Niente, praticamente adesso ci stanno portando non so dove, penso in una casa di campagna per farci dormire lì dentro, visto che comunque il tempo non è dei migliori, e c'è stato tanto vento e forse stanotte pioverà anche. No, qualcosa di veramente incredibile. Ci hanno portato nella villa! Ci hanno portato a scuola, dove ci hanno portato? Siamo al comune, ragazzi! Ma poi quante macchine sono arrivate? Ma io sto sognando, sto col motorino. Sì. No, raga, io sto sognando. Ma siamo al comune, questo è il comune. Okay. Ma what is it? What is it? You take
bakes. It is the... Is that school? What is it? No, country... Il comune, è il comune! Ti ha portato a dormire, il comune! Oh! Perfetto! Ah, pure i letti ci sono! Oh! Perfetto! Bagno, douche... Yeah? Ok! Perfetto, perfetto, shower. Shower, shower, shower. Malzemeleri koy, gidelim. Oynamaya.